Pietro Parisi, 33 anni eppure già uno chef famoso in tutto il mondo. Il paradosso è che sei più famoso all'estero invece che in Italia. Ci racconti un po' di te? Sono Pietro Parisi, vengo da Palma Campania. Come hai detto, giro un po' il mondo. Giro il mondo, porto un po' ovunque quella che è la terra dei fuochi, una terra un po' martoriata ultimamente, ma che forse solo dai mass media, perché chi bene la conosce sa bene che è solo il 2% del territorio toccato dalla terra dei fuochi. Soprattutto abbiamo una terra dove ancora la gente crede in un territorio agricolo. Come tradizione ci ha insegnato e abbiamo dei prodotti e delle ricette che forse hanno ancora tanto da insegnare. Ma tu definisci questi tuoi produttori locali la tua Wall Street, per quale Definisco motivo? il mercato agricolo in cui mi trovo, che sarebbe Sarno, la mia Wall Street, perché è come un tesoro vedere ancora questa gente venire ogni mattina con i loro tesori che sarebbero i prodotti della terra. E quindi tutta questa affluenza di queste persone trasformano in questo mercato come una borsa del buon cibo, e quindi si trasforma in una Wall Street del buono. E soprattutto per loro è una borsa in senso che comunque ne hanno un fatto economico che comunque serve a sostenere la Tu loro esporti famiglia. anche questi prodotti Noi facciamo all'estero? anche esportazioni di prodotti appunto, ma piccole produzioni, appunto per l'elite nel mondo di questi piccoli contadini che non superano massimo 2 ettari a persona. Quindi è un'agricoltura veramente quasi familiare, e questa è la cosa molto importante, nel senso che è la famiglia, la prima consumatrice di questi prodotti. Quindi è là che ci dà fiducia nel credere nella loro filosofia e soprattutto nella bontà di questi prodotti. Se ho capito bene, però fai anche beneficenza all'estero, hai fatto qualcosa per l'Africa. Sì, abbiamo fatto Giorgia Antonia, che sarebbe il nome di mia figlia, adottando una famiglia di un ragazzo ivoriano. Gli abbiamo comprato un ettaro di terreno dove faranno coltivazione, un po' per il sostegno della loro famiglia e un po' per la produzione di cacao. E da poco abbiamo anche fatto una beneficenza in cui gli abbiamo fatto una produzione di un pozzo di acqua, perché sapete bene che i bambini in quei paesi soffrono di dissenteria appunto per la cattiva acqua che si trova, che non c'è molta acqua.